Ok. Dovremmo essere online, quindi hello boomers! Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale Twitch. Ospite di oggi, Antonio Cecchi from CCM. Ciao Antonio e benvenuto! Ciao Andrea, grazie. Ciao a tutti. Allora, intanto facciamo un attimo di presentazione mentre entrano online a vederci. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare il tuo amico Stefano per averci messi in contatto, che salutiamo tantissimo, speriamo di averlo Assolutamente, in assolutamente. chat. E gli stavo dando qualche dritta per arrivare su Twitch. Dopo ho visto la loro diretta, la diretta che hai fatto con lui, bellissima, tra l'altro vi consiglio di andarla a recuperare su YouTube. E da lì poi è partito. Ci siamo sentiti, abbiamo organizzato questa diretta ed eccoci qua. Intanto Franz è arrivato. Benvenuto Franz. Ciao Franz, Buonasera, buonasera. ciao, Ecco qua. Piacere Antonio. Ciao, piacere di conoscerti. Allora, io direi di partire proprio dalla fine, per poi tramite i dischi, eccetera, che ha preparato Franz, quello che ha preparato Antonio, andare un po' a ritroso. Quindi direi proprio di partire da questo bellissimo libro, No More Pain, uscito per Area Pirata. È un libro che ho fatto un post sia su Facebook che su Instagram dove consiglio la lettura, veramente un bel libro che tratta la storia più di Antonio che dei CCM perché c'è anche l'altra sua band, Teste Marce. E allora, vuoi raccontarci un po' questo libro, cosa ti ha spinto a scriverlo? Allora, mi ha spinto il fatto che sostanzialmente volevo che i miei figli, inizialmente volevo che i miei figli sapessero le cose che avevo provato, perché mi sono reso conto a un certo punto che le cose che mi ero trovato a vivere, mio malgrado, che mentre le vivevamo erano normali per l'epoca, le cose che avevo provato cominciavano a essere fuori dall'ordinario. E me ne sono accorto quando mio figlio, che chattava su un forum, insomma, metteva dei forum di appassionati di musica e core, è stato contattato da una persona che era venuta in giro con noi e hanno instaurato questo contatto. A quel momento mio figlio aveva 14 anni, era giovane e niente, quindi mi sono detto, prima che cosa, già era incredibile, erano già passati 20 anni da quando le cose erano successe. E sembravano incredibili. Man mano che scrivevo e rimettevo insieme un po' i pezzi, le cose diventavano ancora più incredibili. Quindi sostanzialmente l'avevo scritto per i miei figli. Ok, dopodiché le cose si sono evolute, anche perché la prima edizione è su Area Pirata o prima l'avevi stampato, era stato stampato. No, è sempre. Allora, io l'avevo scritto, l'avevo messo in un cassetto per modo di dire, perché avevo fatto un PDF. Poi le cattive frequentazioni, c'è un incontro con delle persone che poi devo ringrazio sempre, ma anche stasera le ringrazierò. Mi hanno convinto a stamparlo. Devo dire la verità, perché a un certo punto mi ero chiesto, ma interesserà a qualcuno? E quindi l'avevo di fermo, parcheggiato come PDF, l'ho fatto leggere a qualche amico, e poi comincio anche subito a fare nomi. L'ho fatto leggere a mio amico Heinz, a mio amico Riccardo Signorini di ex Brain South, una fanzine storica, e loro mi hanno messo in contatto con una persona meravigliosa che aveva avuto a che fare, è stata la grafica degli Upset Noise, la Roberta, la nostra amica veneziana, e loro mi hanno convinto che bisognava assolutamente stamparlo. Da lì il passo con Gianni Anche Iacopo. perché intanto, come tutti avrei visto, che era proprio gli anni in cui stavano uscendo tanti libri sull'hardcore italiano anni 80, quindi era proprio in flusso. E però la vostra voce, la vostra storia non era stata raccontata. Ti dico la verità, io lessi Lumi di Punk, il libro di Philopath, e avevo già iniziato a scrivere. E poi dopo in effetti c'è stata una pletora di cose scritte, però quando ho iniziato era stata proprio un'idea, una necessità mia di
necessità mia. Cioè, mi è proprio venuta spontanea, capito, da dentro come momento conclusivo di un'esperienza. In quel momento c'era fuori soltanto costretti a sanguinare e lumi di pancia, lì di curati da psicopata, che ci Ok. riguardavano prima persona, perché su una c'è la copertina, c'è il nostro cantante, su quell'altro, tra i testimoni, ci sono le persone che io frequentavo 24 ore ininterrottamente, quindi, però avevo già iniziato, avevo già iniziato. Benissimo, dopodiché il libro penso sia andato piuttosto bene, anche perché so che è stato ristampato diverse volte. Sì, piuttosto bene è relativo, nel senso, oramai che siamo in questo mondo tutto ipertecnologico, scrivere un libro e stamparlo non è un problema. Il problema è la distribuzione. Il problema è la distribuzione. Io non suono più, ho fatto delle serate in giro in Italia. Un libro così non può essere presentato da Feltrinelli o posti vari, anche se in realtà, se io Feltrinelli, qualunque libreria, io lo ordino avendo ISBN lo posso avere. Il problema è farlo vedere alle persone, capito? Le persone non ne sanno, non ne conoscono l'esistenza. Non ne conoscono l'esistenza sostanzialmente. Un tempo, se l'avessimo avuto quando suonavamo, per esempio, adesso Dome ha scritto un libro, io gli ho detto: guarda, che quando ricominci a suonare, appena è finita questa storia del Covid, ti Guarda, porti dietro le lupus in copie. favola, visto che è stato parlato, facciamo entrare direttamente Dome, eccolo qua, così glielo dici direttamente. Ciao Dome! Grande, grande. Ciao! Abbiamo appena concluso un affare con Dome, vero? Ciao Dome! Grazie di essere presente. Abbiamo E appena. prova a parlare Dome! Non ti No, sentiamo. non ti sentiamo, sei muto! Ecco qua, e vediamo se riesce adesso a connettersi con l'audio. Tra l'altro, Dome, vedo che su Twitch anche lui sta facendo diverse cose. Ecco, prova. Non ti Forse ce l'ha proprio sentiamo. spento lui, sai? Forse ce l'ha proprio spento lui il microfono. Forse hai il microfono spento? Adesso Mannaggia. vediamo, al limite, prova a uscire, rientrare e quando è nelle impostazioni magari metti il microfono on e ti chiede l'accesso al video e al microfono quando entri. Comunque, Adesso insomma, come. mentre... Eccoci, comunque andiamo avanti adesso No, Dome... come ti stavo dicendo, lui ha scritto questo libro, no? Adesso che lui ricomincerà giustamente a suonare, perché lui, al contrario di me, è rimasto un musicista e ha la sua vita d'artista, portandosi dietro il libro, ciao Cristina, ne venderà sicuramente un sacco di copie. Siamo da distribuzione tradizionale. I libri che facciamo noi, bene o male, sono libri oppositivi, non hanno senso, capito? E quindi ne potremmo aver venduti molti, molti di più. Comunque non mi lamento, se, ripeto, l'avevo scritto inizialmente come ho scritto nella dedica, l'avevo scritto per i miei figli. Quindi Antonio, più ne allora è piaciuto? Visto che vendiamo. Beh, appunto. sì, a quello maggiore è molto piaciuto, perché lui è parecchio coinvolto ancora nella musica. Lui suona, tra l'altro suona la chitarra che era mia, e Vabbè. al contrario di me la fa suonare parecchio bene. E ha una band che suonano come dei diavoli. Io ce l'ho fatta una volta, abbiamo fatto un mini concerto insieme, nel senso, quando è stata l'anniversario dell'Last White Christmas, sono salito sul palco con loro, abbiamo fatto quattro brani, due dei quali brani di ovviamente senza voce, Che storia. sì, è stato un bel momento. Però, ripeto, era impossibile suonare con loro, perché questi suonano, non Ma distruggono. ci arriveremo dopo, però secondo me anche voi suonavate, altro che. Bene. Anche secondo me, non vorrei sembrare presuntuoso, ma... Anche voi suonavate, dai. Dome, intanto ci sei con l'audio? Dome, prova a uscire e rientrare, va bene? Così ti dovrebbe chiedere l'autorizzazione del microfono. Ecco qua. Allora,
Ti parlo dalla mia generazione, io sono del 1982, fine 1982. Niente, fa già ridere così. Ok, fa già ridere così, infatti, che parlo di questo. Però il nostro imprinting che abbiamo avuto, noi siamo di quelli che sono arrivati al punk rock a metà anni 90, eccetera, e dopodiché siamo andati dopo a recuperare per quel che riguarda l'hardcore italiano, e quindi noi abbiamo fatto un percorso a ritroso. Siamo partiti prima dai Green Day e NoFX, per poi arrivare ai Black Flag, ai Negazioni, gli Indigesti, e i Raw Power. Però i CCM è un nome che all'epoca era a livello degli altri, mentre per noi era un nome che forse rimane un po' più ostico a cui arrivare. Secondo te, per questo la vostra narrazione è stata, e siete stati meno narrati di altre band? Dunque, la mia teoria che ho esposto anche... Dome, ci sei? Ora sì, ora sì. Ora sì, eccoci qua. Ciao, ben arrivato. Grazie, Dove. Allora, alla tua. E Andrea, cosa c'hai nella borraccia? Io nella borraccia ho, come al solito, acqua del rubinetto con un po' di limone dentro, quindi è molto, molto plain. Si vede che sei dell'80. Sono un noiosissimo astemio, quindi... Tra l'altro, Dome, ci conosciamo di persona, non so se ti ricordi, è un tuo DJ set, uno dei tuoi tanti DJ set al Sidro, ci ha presentato Leonardo, mitico. Quindi... Te stai di vicino, no? Sì, Sidro, sì, proprio praticamente tutto. Stesso comune. Noi ci siamo, l'etichetta, lo sai, che sì, ci sì. Porta da tanti anni la Go Down, che a volte collabora anche con Area Pirata, fra l'altro, che ha fatto il libro d'Antonio. Ottimo. Hai sentito la domanda che ho fatto adesso ad Antonio? No, perché sono rientrato ora, dimmi. E stavo dicendo, adesso una riflessione, per chi come me è nato negli anni 80 e partito dal punk rock negli anni 90, poi dovuto andare a ritroso, quindi magari partendo con Green Day, NoFX, Offspring, per poi fare il passo indietro e quindi arrivare a Discharge, Black Flag, per poi riscoprire l'hardcore in italiano, abbiamo sempre avuto molto la narrazione di Negazione, Indigesti, Raw Power, però il CCM è una band che è arrivata dopo come narrazione. Come mai la vostra band è stata meno narrata rispetto ad altre, secondo voi? Ma rispondo io? Me... No, rispondi Dome, vai per rispondere. Ah, tutti e due, no, così sentiamo i punti di vista. Ovvio. Allora, secondo me, vabbè, quando una scena, questa non lo dico con presunzione, insomma, una realtà, perché si è cominciato nel 79, cioè quando cominci una scena, poi cioè, hanno la stessa storia un sacco di band che sono rimaste di nicchia, capito? E poi sono quelle che la scena l'hanno cominciata, no? È un po' un destino di un sacco, secondo me, di pionieri, cioè in qualsiasi campo dell'arte o della cultura, che poi va a finire così. Cioè, io invece penso, cioè io penso questo, ognuna delle band di quel periodo lì aveva la sua fisionomia, va bene? Aveva identità. Negazione, per esempio, band fondamentale, amici meravigliosi. Sì. Ecco qua che arriva. Amici, wow. Proprio, amici indimenticabili, erano dei bravi ragazzi. Ah sì. Dei bravi ragazzi, i China sono dei bravi ragazzi, perché tutti adoriamo Gian Piero, Sergio, sono proprio dei ragazzi meravigliosi. Intanto noi... ringraziamo Stefano un attimo, certo, che è qua, che ci, certo, saluta tutti, certo, grazie a lui che c'è questa intervista. Questo è il mio tributo a Stefano, eh? Ora poi ne parliamo anche di questo. Noi invece eravamo quelli cattivi, nel senso che molto spesso non era facile trattare con noi, capito? Mentre Negazione, Raw Power, China erano ragazzi accomodanti, noi eravamo dei rompicapi. Cioè, molte volte eravamo scomodi, perché magari non eravamo simpatici, perché magari non ci stava bene qualcosa, capito? E quindi questa cosa, secondo me, ha influito. E poi comunque la presenza scenica del nostro cantante, per chi non ci conosceva,
era veramente intimoriva, cioè le persone erano terrorizzate. Inizialmente erano terrorizzate perché non avevano idea di cosa stesse succedendo. In un secondo tempo, quando Domenico non c'era più, la gente veniva ai concerti, un po' come faceva con Rollins, provocandolo per vedere come avrebbe reagito, e lui non si tirava mai indietro, capito? Quindi era proprio, eravamo una band divisiva, o con noi o contro di noi, ma proprio così. Io non ho mai conosciuto nessuno che abbia detto negazione, con degli stronzi, negazione, sono... non l'ho mai sentito parlare male degli indigesti, ho sentito parlare male di CCM molte volte, più delle volte per incomprensione, secondo me, perché poi alla fine eravamo ruvidi, eravamo comodi, però eravamo sinceri in una maniera incredibile. Quanto gli altri che ho nominato, che ci sia una classifica, però eravamo veramente sinceri, la nostra forza era la sincerità, che venne naturale, poi Domenico lo può testimoniare. Non è che dicemmo, allora noi vogliamo essere sinceri, vogliamo fare cattivi, venne proprio naturale. Era, io ho sempre pensato che il gruppo, perlomeno come lo vivevamo noi, fosse il risultato della fusione delle identità delle persone che ci suonavano. E noi come identità avevamo questa identità, questo karma parecchio presente, insomma, parecchio, cioè, ci dicevano che eravamo Black Flag, quel senso lì, perché anche Black Flag era una band divisiva, cioè in Italia erano osannati. Anche semplicemente musicalmente, rispetto alle altre band di quel periodo, voi eravate ad ascoltarvi più ostici, pur in un hardcore, eravate molto più sperimentali e quindi meno identificabili, proprio qui sto parlando da un punto di vista prettamente musicale. E quindi anche per questo probabilmente, forse non capiti al 100%. Questo è proprio da un punto di vista tecnico, oltre che personale. Secondo me avevamo meno cliché, no? Rispetto al resto della scena, hai detto giusto, cioè il suono non è che era deciso a tavolino, era quello che veniva fuori dalle esperienze musicali che avevamo avuto prima e dalla voglia assoluta di fare qualcosa di nuovo, però non avevamo, cioè, tanti modelli a cui rifarsi. Noi poi l'hardcore l'abbiamo conosciuto dopo, quello americano, comprando dischi e guardandoci in faccia, e si provava nel pollaio a casa della mia mamma per davvero, c'erano le galline di bianco e si registrava con un Revox a due piste, tutto vero e la voce era quellata dentro il pollaio, no? Sì, con Fidde sulla lavatrice nella stanza accanto. Stava seduto sulla lavatrice. Ci siamo guardati in faccia a un certo punto, ci siamo detti, oh ragazzi, ma qui c'è della gente di là dall'oceano che fa della roba tipo la nostra, no? Che suonano, che hanno un sound che si avvicina al nostro, no? E questa è anche la forza, è stata la forza dell'hardcore italiano, cioè di essere nato contemporanea con quello americano o in Europa, così non è che è arrivato 4-5 anni dopo, come succede con un sacco di scelte. Vi dico una cosa, un aneddoto che sembra inventato ma è tutto vero, Domenico può testimoniarlo. Eravamo a Tirrenia, arrivò Bettina, che è una nostra amica, una delle protagoniste di Lumi di Pazzi. Una cosa chiedo, Domè, hai per caso le cuffie? Purtroppo... Perché sento un fruscio di fondo, se riesci ad avere delle cuffie, sennò andiamo avanti lo stesso. Prova ad abbassare le casse, perché sono sordo e dal computer okay. Non sento. Perché sento un po' di fruscio, ecco... intervistate le persone anziane, vi capito. Allora, ecco, mi stavo dicendo che arrivò Bettina, eravamo a Tirrenia, dicendo, oh, ragazzi, ma è uscito un gruppo che fa la vostra musica, vi copia, erano Circle Jerks, era il gruppo. Wow. E ti giuro in effetti quei dischi lì sembrano brani nostri, soprattutto nel periodo che c'era Domenico. Noi avevamo un background musicale con i Controcazzi, Domenico aveva già suonato a un discreto livello, soprattutto noi non abbiamo mai avuto paraocchi, cioè, la musica ci piaceva e basta, qualunque essa fosse, capito? Non è che dicevamo questa sì, questa no. Infatti
mi viene subito uno dei tratti più belli di tutti i due libri, sono le vostre trasferte londinesi, dove appunto avete visto concerti, e lì si vede proprio il vostro amore per la musica in generale, nel senso che avete visto anche appunto gente che non accostabile così, cioè così né al punk né al hardcore, cioè vi piace comunque, è quello che dicevi, il background è comunque quello di chi noi, ascolta tutto. Perché noi ora, Domenica è un anno più di me e questo è già significativo, ma noi non abbiamo vissuto gli anni 60, che secondo me sono stati il boom mondiale irripetibile della musica a tutti i livelli, la fantasia, il potere scatenata, le cose che sono state fatte negli anni 60 sono insuperate. Guarda, abbiamo visto però vissuto che... pienamente 70 e scusami poi ti... Vai. E nel 70 abbiamo avuto la fortuna di essere anche protagonisti, nel senso che abbiamo visto delle cose che adesso sono secondo me irripetibili. Abbiamo perso Hendrix, abbiamo perso i Beatles, abbiamo perso i primi Stones, quelli veri, però abbiamo visto tante cose che adesso non... Quindi siamo stati abbastanza fortunati. Per dare una contestualizzazione musicale vorrei far entrare un'altra sorpresa che abbiamo preparato per te, Antonio, visto che credo che sia perfetto a sto punto per tracciare proprio dal punto di vista musicale i CCM. Vi siete già conosciuti tramite un suo programma radio e chi è abitué del canale lo conosce molto bene ed è un piacere avere con noi Mox Cristadoro. Eccolo qua! Ma ciao, non me l'aspettavo così presto, comunque grazie. Però a questo punto, questo punto quando si parlava di quegli anni lì era... 60, Pem. 60 ho detto, dai, buttiamo il numero 10 in campo. Hai fatto bene, visto che farà piacere a Dome e ad Antonio chi campeggia dietro le mie spalle. E bellissimo quel dipinto, tra l'altro. È un bel dipinto, sì. Tra l'altro anche grande, l'ha fatto Carlo Montana, che è un bravissimo pittore, che sì, Dome sicuramente conosce. Certo, sì, comunque ragazzi è un piacere, veramente un piacere, ciao a tutti. È di Carlo Montana originale quello, ma sì certo, sì siamo abbastanza amici e ce l'ho da parecchi anni, quindi è già un vintage, l'ho scelto e l'ho anche pagato poco, poi lui è diventato più pregiato. C'è dietro proprio la scritta, anzi mi ha chiesto una foto un qualche anno fa perché l'ho ha catalogato tutto. Comunque, signori e signori, Jimi Hendrix in vostro onore. Io in camera c'ho l'altarino con gli incensi. Ecco. Io dicevo, vorrei prendervi Andrea e Franz in contropiede dicendo una cosa, che è questa. Io non sono buddista, lo premetto. Però ci sto pensando seriamente, nel senso che nel corso degli anni, anche con Mox ne abbiamo parlato, succedono queste cose che alla fine fanno tutte parte di una cosa, c'è una specie di regia dietro. In che senso? Come ho conosciuto Mox, per esempio? L'ho conosciuto alla radio quando ha messo un gruppo che si chiamava come uno dei nostri dischi. E non era casuale. Perché avrebbe potuto metterlo questo gruppo in cui lo suonava in qualunque momento. No, lo mise mentre io ero che tornavo dal lavoro. Come ho conosciuto Stefano Ballini, di cui orgogliosamente porto una maglietta che riproduce il suo ultimo lavoro. L'ho conosciuto perché lui mi ha contattato e era presente all'ultimo concerto che io abbia mai suonato, non con CCM, nella mia vita. Nella vita. E che cosa ha fatto? Esatto. Che cosa ha fatto Stefano Ballini? Non ha registrato un qualunque. Ha registrato un concerto dove veniva eseguito un brano che noi non avevamo registrato da nessuna parte. L'ultimo brano che è presente solo sulla compilation in CD, La mia ora in ghecchio. Quel brano lì per me, Domenico non c'era già più, ma per me quel brano lì è un brano fondamentale. C'è una sola foto di quel CCM sul palco del Catalone. E indovina che brano è? Quel brano qua. Lì. Quando l'ultima volta che ho visto, l'ultima volta che ho visto Marco Mathieu di persona alla presentazione del mio libro a Roma, io gli raccontai queste cose. Marco, non ci vedevamo da 30 anni, ci siamo visti a New York, io ero parecchio sofferente a fine tour, se invece mi tirassi su
ora ci rivediamo dopo 30 anni. Lui mi dice, guarda che non sono cose casuali, tutto fa parte di un preciso disegno, capito? Le cose vanno prese così come sono, vanno citate. Beh, io ci sto credendo fortemente, perché quando ho fatto la presentazione a Firenze, io non vedo Sintesi di persona, l'ho visto una volta sola da quando ho smesso. Ma quando abbiamo messo la musica, mentre risuonava la musica, il fratello di Sintesi, che non vedeva quando, passava di lì davanti, è entrato, ci siamo abbracciati, cioè non può essere casuale. Io ne sono convinto di questa cosa, ripeto. Chiamiamola predestinazione, chiamiamola... Il libro lo chiami karma. Lo chiamo così, sì, perché non essendo buddista, forse uso anche dei termini non appropriati, però ecco, non può essere casuale. Ma c'è tutta una narrazione interessantissima, perché possiamo anche chiamarli casi di sincronicità, però è vero, cioè lui nel libro racconta, proprio nel capitolo Furious Party, racconta proprio quel momento fantastico in cui mi contattò direttamente in radio da ascoltatore. Allora io, che ero un fan vero di CCM, come qualcuno che ha visto il mio video al riguardo può anche denotare, al punto appunto da chiamare Furious Party la band, insomma, e si è chiuso un cerchio in una maniera magica. Adesso posso dire che Antonio è veramente nella rosa dei miei amici importanti, delle persone con cui c'è una reciproca stima costante, ci sentiamo anche abbastanza spesso. Con Dome posso dire di aver suonato insieme sullo stesso palco con la Rock and Famous Stars Band, sì. Quindi io posso morire contento, ragazzi. Si faceva anche un programma insieme a Rock FM con Ariane per telefono. Esatto. Che ci faceva litigare per finta. È vero, il pomeriggio, è vero. Caspita, Radioactivity. E poi un'altra cosa, che questa celeberrima foto che se la inquadri, sì. Che poi è finita. Aspetta, sulla... che ti metto, eccoci qua. La copertina. Esatto. La prima copertina di Costretti a Sanguinare. Ecco, quello è un concerto del Leon Cavallo che io ho avuto la fortuna di, a cui ho avuto la fortuna di assistere. Quindi sono anche riuscito, nonostante la giovine età, a vedere i CCM dal vivo. Purtroppo solo in quell'occasione, perché un'altra volta suonarono al Virus in piazza Bonomelli, ma dovetti uscire prima che iniziassero, proprio per le solite questioni di età, di metropolitana, di orari assurdi. Io, come vedete, ho la versione da quella giovane dopo, di Costretti a Sanguinare. No, la vado a prendere allora. Guarda, Mox, ti chiedo una domanda. Visto che prima, quando eravamo con Dome Antonio, probabilmente stavi seguendo, il fatto che erano ritenuti appunto i CCM come la band pericolosa, quelli cattivi erano fondamentalmente nell'immaginario. A te, che eri molto molto giovane in quegli anni, che percezione avevi di loro? Hai fatto bene a farmi questa domanda. Grazie. Perché? No, perché allora abbiamo sentito il punto di vista di Dome, che dice abbiamo iniziato presto. Abbiamo sentito il punto di vista di Antonio, che ha detto ok, noi non eravamo tanto accattivanti, empatici come potevano essere Kina, Negazione, che abbracciavano tutti così. Noi eravamo un po' un'altra cosa. Io aggiungerei un particolare, che i CCM, al contrario di Raw Power e anche di Negazione, e per certi aspetti di Indigesti, quantomeno come attività di Rudy, hanno smesso nell'87. Dopodiché lì si è creata proprio la fara. Vabbè, Dome era già fuori gioco con CCM da un po', perché navigava con Not Moving così. Ma il marchio CCM si è chiuso in un'epoca in cui non c'era la rete, ok? Quindi se non giri, non giri. E per quello che la longevità di Raw Power, piuttosto che altri gruppi che hanno tirato qualche anno di più, è stata consacrata un pelo di più. Quindi c'è anche proprio, secondo me, un problema... proprio mi verrebbe da dire anagrafico, però è vero che hanno finito in un anno, non sono durati poco, perché partendo nel 79, io ho un numero di Ciao 2001 del 79 dove già c'erano loro fotografati, la foto di Dome coi baffi, bellissima, però diciamo, è un gruppo che ha preceduto, quindi come si diceva prima, un po' i prime movers, poi le glorie probabilmente le hanno prese altre. Però io sostengo una cosa che ho detto anche nel video,
di tutta la scena italiana erano veramente, secondo me, il gruppo migliore, il gruppo più devastante, loro e gli Refused. Io l'ho detto chiaramente perché lo percepisco, è chiaro che è un parere personale, perché non puoi dire che in Negazione facessero meno bene piuttosto che, cioè, di gruppi validi ne abbiamo avuti. Non avrebbe senso dirlo, perché era proprio identificativo di quel genere. I Wretched erano devastanti, soprattutto nella prima fase, per cui però i CCM avevano quella cosa in più, sicuramente il carisma di un cantante che era veramente proiettato oltre, e poi a livello musicale, secondo me, come hanno già detto loro e come si denota dalle biografie, l'ascolto eclettico di tanta buona musica poi va a influire effettivamente su quella che è la composizione, per cui anche se fai hardcore a 300 all'ora, però c'è qualcosa che probabilmente fa capire che questi hanno una dietro un talento, una qualità o quantomeno un gusto, ok? Quindi questa è l'analisi. Dal punto di vista della percezione, io non li ho frequentati tanto da ragazzino, per cui io frequentavo parecchio il Virus e c'era Fabione, che era uno proprio degli occupanti più importanti del Virus, no? Che sicuramente voi conoscete. E lui era un ultra fan e trasmetteva a me e all'altro mio amico che si chiama Massimo Roccaforte, che adesso è un editore illuminato, che conoscete bene. Noi eravamo ragazzini, lui aveva 16 anni, io 17. Lui diceva: CCM vengono a suonare a Milano, sì, ci ammazziamo. Mi diceva, cioè, ci ammazziamo vuol dire quando loro suonano, cioè non è che poghiamo tranquilli, ci ammazziamo, cioè proprio andiamo oltre. Per cui la percezione era che la violenza che loro, sonora sicuramente non verbale, sapevano trasmettere con questo tipo di musica, arrivava anche a noi, un po' di più degli altri. Cioè, con i Kina non l'avresti mai detto ci ammazziamo, oggettivamente. Guarda Mox, scusa se ti interrompo. Questo è il live Berlino. A Berlino, che comincia con Sid che dice, è registrato l'ultimo dell'anno, poi c'è la polizia che sta caricando. Sarà un massacro, ma noi continueremo a suonare fino alla fine. Che nessuno esca, perché noi vogliamo che ci sia un massacro. Comincia così. Io credo che ci divisi. Fa vedere bene la copia, Antonio. Ecco qua. Tra l'altro, voluto fortemente. Girala. Eccolo lì. Con bellissimo. Sandro Favilli, tra l'altro, poi formazione mitica, perché Sandro, che arrivava dagli Refused, è un altro amico di quella risma lì, di quella generazione che insomma di musica ne ha masticata parecchia. Tra l'altro, per i miei coetanei, quel live a Berlino fu fortemente voluto da Pollack, che tutti quanti lo conosciamo della Destiny Tour Booking, agente di tutte le band poi della mia generazione, NoFX eccetera, il loro tour manager europeo, che abbiamo fatto tantissime serate insieme, che ha fatto una serata assieme a Dave Pollack, puoi immaginare che è sempre qualcosa di abbastanza impegnativo. Io e Domenica abbiamo fatto 4 giorni a Berlino nelle mani di Dave Pollack. Vabbè, quindi comunque ti volevo dire, Max, hai toccato due punti, no, nella tua analisi fondamentali. Uno, no, cioè sulle differenze fra le band, no, hai detto giustamente, non è che cioè in Negazione, no, facessero male o diversamente, cioè che nonostante tutti ci si sentisse parte di una grande famiglia, si cercava tutti comunque di avere un suono originale, ogni band a modo suo, no? Ognuno ci aveva sui punti di riferimento, no? Magari chi più sull'hardcore americano, chi più vicino ai Crass, appunto agli Stati, chi più California, chi più Europa, certo. Però, cioè, sì, ognuno aveva, dai, le sue radici che poi buttava dentro nel calderone la composizione della band, e ognuno cercava comunque, sì, di sentirsi parte, no, di questa grande famiglia, però allo stesso tempo di avere la sua connotazione, il suo stile personale, ed essere anche riconoscibile, no? E questa è una cosa che hai toccato fondamentale. Esattamente come gli I Refused, che in quanto a originalità non erano secondi a nessuno, ovviamente. E poi quello sulla fama che ci portavamo dietro, cioè su questa storia mi ha fatto ridere un mio amico, no, un anno fa, che è di Povidio, no, del paese Ropower, no?
che mi ha detto: noi partivamo, andavamo a vedere concerti hardcore, però quando sapevamo che suonavano i CCM, no? Lui ha qualche anno meno di me, ma pochi, ci guardavamo in faccia e si faceva: dai, andiamo, non andiamo, ma allora non andiamo, no, ma dai, andiamo. E mi fa: alla fine decidevamo sempre di andare, no? E avevamo paura, schifo. Ma ci venivamo proprio per questo motivo. L'adrenalina, come andare sul giro della morte a Luna Park. Voi eravate consci di questo all'epoca? Perché eravate dei ragazzi, cioè, ragazzi molto giovani. E... Allora, vai. Noi siamo già più vecchi della media, io e Domenico sicuramente. Biper era un bambino, aveva fatto 10 anni, era appena uscito dalle medie. Noi eravamo già più vecchi. Sì. Sandro comunque più giovane. I punk veri erano quelli minorenni. Noi eravamo già grandi. Ma senti, comunque la cosa veniva naturale, devo essere sincero. Non riesco a meglio se non come un'identità derivante dalle singole identità dei membri. E no. L'identità, questa identità era per molte persone, intanto comunque dovete anche tenere presente che facevamo delle cose che non avevano mai visto prima la maggior parte delle persone. Cioè, noi siamo andati a suonare a Roma a un festival rock, siamo montati sul palco e ci hanno adorato perché non avevano mai visto niente del genere. Hanno cominciato a sputarci addosso per tutto il tempo, ti ricorderai Domenico. È il 79. Festival di Ciao 2001, esatto. Red Ronnie e Michel Pergolani. Prima e dopo di noi suonavano gruppi pop, capito? Noi siamo arrivati, abbiamo fatto questa cosa, noi però eravamo tremendamente sinceri, cioè la gente percepiva che noi quello che facevamo ci credevamo veramente e non ce lo siamo mai detti, crediamoci, per quella era proprio la nostra forza. Io non mi sono, normalmente sono una persona che è abbastanza riservata, però montavo sul palco, non mi vergognavo di niente, se la band mi prendesse e mi mettesse sul palco, capito? Comunque loro sono l'incarnazione di una tesi che io poi ho compreso grazie anche a personaggi evidentemente come loro, che cioè loro poi negli ascolti, come ho detto prima, cioè, e si evince anche, cioè Zappa, loro nel 78 quando il Banco del Mutuo Soccorso registra Di Terra, che è uno dei dischi più pomposi, più orchestrali, più progressivi che abbiano mai fatto, loro erano lì. E racconta tu questa cosa, no? Voi seguivate il banco, ma non li guardavate come il nemico, come poteva essere la provocazione di Johnny Rotten, I Hate Pink Floyd, anche se non era vero. Cioè, li guardavate con l'ammirazione del grande gruppo, quindi poi non c'entra il tagliarsi. È stato proprio alle prove del banco che ho incontrato una delle persone fondamentali, Giancarlo, che ci ha permesso di registrare questa cosa qui, che poi è stata praticamente... Sul retro ci siamo... Ah, per Joe Mask. Esatto, ci siamo tutti noi, e questi sono proprio i primi CCM. Prima ancora di 400 Fascist, questo. Sì, assolutamente, sì, questo sì. Fai vedere la copertina che ti ho messo in zoom, Antonio. Ecco, grazie mille. Benissimo. Spettacolo. Da Franz, dovevi mostrare un po' di cose. La parte iniziale non ho niente, ovviamente, anche se no sarei povero. Come state vivendo il fatto che sono così ricercati i dischi? Magari nel libro se ne parla, è proposto più volte di ristampare le primissime cose. Ecco, apriamo questo capitolo, Antonio. Mi stai portando verso la sorpresa successiva. Vai. Allora, ti faccio vedere questa cosa qui. Tra l'altro stampato a Rimini questo. Allora, apparentemente sono uguali, giusto? Uno è un bootleg, però. Allora, questo è quello originale. Questo è quello originale dove non c'è assolutamente niente, va bene? E dove c'è scritto Mono, it's cheaper. Sì, Mono, it's cheaper. L'altro, invece, mi fu portato in un periodo in cui noi, dopo anni, si discuteva di ristampare e alcuni di noi, senza fare nomi, erano fortemente contrari.
un giorno Tiziano, un giorno di Aria Federata mi disse: guarda, ti voglio far vedere questa cosa qui, vi porto questo. E questo è un bootleg, pari pari. Ok. Questo è un bootleg. Allora io dissi: no, a parte che fui orgogliosissimo ad essere finalmente staffa, il mio eroe, che è la persona più bootlegata nella storia della musica, no? A quel punto lì dissi: no, non è possibile. Se hanno fatto un bootleg di una cosa e ci guadagnano, non perché non voglio che non ci guadagnino, ma vuol dire che veramente è giunto il momento. Cioè, se c'è questo interesse, se c'è questo interesse, bisogna per forza. E quindi, grazie all'opera scelta di Tiziano e di Jacopo di Aria Pirata Records, grazie, due santi che hanno messo, hanno messo d'accordo queste quattro teste poco pensanti, siamo arrivati alla ristampa. Era proprio il momento, era arrivato il momento. Questo è un bootleg che non vale nulla. Questo era battuto a 300 euro. Tranquillamente. Sì. E poi vabbè, chiaro, poi c'è stato il lavoro, appunto l'opera Omnia uscita per Area Pirata con il doppio CD e il doppio vinile, bellissimi, che c'ho, certo, di là, non mi... esatto, perché li ha anche Franz, con opera anche di rimasterizzazione che valorizza, certo, il suono, anche perché diciamolo, 400 Fascists era già inascoltabile. Io mi ricordo che quando l'ho preso negli anni 80, dopo ho detto: ragazzi, ma questo fa anche più schifo degli altri, cioè dal punto di vista del suono era cioè sentire i Vrecen al confronto era sentire le Zeppelin. Il momento era maturo, il momento era maturo. Avevo trovato in rete anche messa in vendita la scaletta del concerto a New York, del primo concerto. Volevano $30 per questa foto, tra l'altro quella da dove è tratta questa foto, immagino, vero? Esatto, ecco. $30 per un foglio. Sì, prendeva un foglio, scarabocchiava sopra qualcosa. Non ci sono nemmeno nomi veri, ci sono nomi in codice, nel senso, vedi? Anche perché da quello che si capisce dal libro, i titoli eravate gli ultimi a saperli voi. Quando c'era Domenica era già meglio. Nel secondo periodo non si sapevano mai. Si seppero a Indianapoli. Si seppero una volta entrati nello studio di Indianapoli. E di Nemi Oring e Chio, degli ultimi tre brani che ci sono sul live in titoli lì, l'ho inventato io, li ho dedotti. Infatti c'è Brand New One, Brand New Two, e poi c'è Nemi Oring e Chio. Approfittiamo per di avervi qua entrambi, faccio anch'io una domanda, visto che, perché io non so tutto, ovviamente. Io sembra che sappia tutto, ma non è così. Per cui il passaggio del testimone come chitarrista è avvenuto dopo che Dome se n'è andato, tu hai preso in mano la chitarra, quindi per i vecchi pezzi hai dovuto rifare le sue parti, e voglio sapere come ti sei trovato, se le hai rielaborate o se dura. Ripari. È stata, e molto poi dura. Il basso l'hai mollato invece a Sandro Favilli, sì, delle Flippite, sì. E fin lì tutto bene. Quanti concerti avete fatto, dividendo in due la carriera di CCM? Quanti ha fatto la formazione con Dome e quanti la formazione solo con te, Sandro? Cioè, è stata più prolifica la prima versione di CCM? No, la seconda, perché nel frattempo era maturata la situazione. Il tour che abbiamo fatto con Domenica, abbiamo fatto un tour a Berlino, quattro tre volte. Con CCM abbiamo fatto due tour europei, un tour italiano e un tour statunitense. Quindi numericamente, con Domenica siamo stati appunto dei pionieri. Con Domenica abbiamo nell'84, no? 5 anni li avete fatti, 79-84, minimo 83. No, un poco dopo, perché nell'83 andai a San Francisco la prima volta. Il Furious Party c'è ancora lui. Sì, assolutamente. Sì. Quindi abbiamo fatto più date sicuramente con la seconda formazione, ma la scena era cambiata. Cioè, come scrivo nel libro, c'erano delle persone, punti di riferimento in tutta Europa. Se scrivevi una lettera, incredibile, una lettera col francobollo con sopra il sapone, perché poi quello che ti rimandava la lettera levava il sapone e riusava lo stesso francobollo. Riciclava. Sì, esatto. E gli dicevi: senti, noi veniamo in Germania, quante date ci puoi fare, ci garantisci? E lui ti garantiva 7, 8, 10 date. Con Domenico questa cosa era impossibile. Fu già una rivoluzione montare sul treno a Pisa, andare a Berlino e suonare per tre notti di fila a Berlino. Però esatto. Molti concerti, diversi concerti in Italia, La Spezia, anche al sud avete suonato. Con Dome al sud no.
No, a Bari no, mai no. No, era già la formazione. Con Doma abbiamo tornato purtroppo a Piacenza, che dove l'abbiamo perso. Dove c'erano i Not Moving. abbiamo fatto i primi concerti al Virus, fra cui il primo in cui ci guardavamo un cagnesco, perché loro sapevano che noi eravamo in un modo, noi sapevamo che lì loro erano strict, erano proprio insomma inquadrati, quindi ci guardavamo un po', poi una volta partita la musica... Già il cantare in inglese non era accettatissimo. Però, per tornare al discorso di prima, noi abbiamo suonato anche a Raduni Oi. Domenico c'aveva capelli non lunghi così, c'aveva capelli molto più lunghi. Noi abbiamo suonato a Bologna di fronte a una platea di skinhead. Nessuno è venuto sul palco a darci merda, a darci dei problemi. Quindi da un lato c'era il timore, diciamo, ma c'era anche il rispetto per quello che facevamo, perché altrimenti... Come diceva qualcuno, skin e punk e TNT, sagge parole. Tra l'altro, parlando dei tour quando sei a Dome, era bellissimo, perché poi dopo è un po' più istituzionalizzato il tour, avevate i furgoni, con i 1000 danni che avete fatto coi furgoni, ma quando andavate con la macchina della fidanzata allora di Dome, con Sid che arrivava in treno, cioè bisogna nominarlo un attimo, perché è veramente il modo di andare in tour più strano che ho letto. È tutto vero. Quando c'ero sempre abbiamo avuto, mi ricordo, un Bedford rosso, no? Scalcinato. No, ci sbagli. C'è avuto un furgone. No, ti sbagli, dove? Noi ti viaggiamo con la 126. Mi ricordo che si andò a suonare allo Small a Bologna, no? Ma forse si noleggiò. Forse si noleggiò. Che però mi ricordo c'era dei buchi nel pavimento, si vedeva l'asfalto sotto e su una curva si spaccò il mio amplificatore, questo me lo ricordo, che sarà un furgone valvolare. Era un valvolare delicatissimo. Una delle cose più difficili nel scrivere il libro è stato ricostruire le cose nella linea temporale corretta. Io non mi ricordavo se avevamo fatto prima una cosa o prima un'altra, se eravamo in un posto o in un altro. Io mi sono un po' consultato con diversi amici. Lui non ha ancora smesso, quindi mi immagino che per lui sia veramente un casino orientarsi, capito? Esatto, poi ne ha fatte tante anche dopo. Cioè... E comunque è tutto vero, è tutto vero. Sì, ti viaggiava sul treno, chiuso nel bagno, con la Betta, la sua compagna, e nella speranza che non li trovassero e non lo facessero scendere. Io in genere viaggiavo con Domenico, la sua compagna e Vipera nella 126, musica a palestra e ritorno. Momenti meravigliosi, devo essere sincero, momenti meravigliosi che adesso non funziona più così, però sono stati veramente dei momenti incredibili, così come le rotture del furgone quando poi sei a casa, sono bei momenti, quando ti ci trovi un po' meno. Sopravvissuti! Ma Antonio, invece la cassetta con gli Air Fusit ce l'hai? Allora, la cassetta l'ho persa, maledizione. Ah. C'ho la versione su vinile. Beh, inglese. La versione su vinile che però non contiene tutti i brani. Esatto. Ci mancano due brani. C'ha dei tagli, anche Air Fusit è tagliato, degli intro. Questa fu una cosa bellissima, è stata la prima volta, il primo singolo... registrato in uno studio, perché appunto l'abbiamo registrato dove provavamo con un microfono rubato in chiesa da Sid seduto sulla lavatrice, un altro microfono nel mezzo che cadeva dal soffitto, io dove suonavamo. Invece questo è stato registrato in uno studio dei Pianti da Gerardo e Bernardo, due fratelli che all'epoca avevano questo mini studio, quindi ecco la mia prima esperienza di registrazione è stata questa. Ed è un disco fenomenale, devo dire la verità, è un disco fenomenale, per mille versi. Ci aiuta nei momenti migliori, scriveva la pubblicità su TVR, la cassetta, l'ascolto spesso, mi aiuta nei momenti difficili. Nei momenti difficili. È un antidepressivo, è fantastico. Poi invece c'è questo, e questo rappresenta probabilmente... Aspetta, eccoci qua. Nella formazione con Dome l'apice per molti versi, intanto per la copertina, che è una copertina ancora bellissima. Fantastica a distanza di anni,
veramente bella, proprio un capolavoro sì, grafico. All'interno c'è un collage, con centinaia di foto, e registrata a Berlino, prodotto appunto da David Pollack della Destiny, con anche un pezzettino di un brano fenomenale, uno dei migliori scritti da Domenico, con Mandos, inserito alla fine di uno di questi brani. E poi qua giù comunque c'era uno dei riff migliori mai... Ti sei frizzato un attimo, Antonio! Easy Targets o Frustration? Quali... Ti sentite? No, non sentite più. Ti sentiamo? Ti sentiamo, ti sentiamo. Ah. Mi sentite ma non vedete l'immagine, vabbè, dicevo che su questo disco ci sono, intanto la registrazione è la migliore mai fatta fino a quel momento lì, e poi ci sono dei brani come Easy Targets appunto, ma soprattutto Frustration, che è un capolavoro. Inizialmente era tutta farina di Domenico, è un riff, Domenico propose questo riff e poi il brano si evolve, insomma, è un grandissimo. Quello veramente nei momenti di... Tonio, lasciami intervenire a gamba tesa. Una mattina, un mercoledì mattina, sapevo che c'eri tu all'ascolto, avevo i Calibro 35 ospiti che suonavano, però ho aperto la trasmissione con Frustration. Grazie. E mi arrivò, era, cioè ragazzi, comunque era una radio, non dico mainstream perché Rock FM era il top in Italia, però era una radio che arrivava nelle case comuni, e uno mi ha scritto, mi fa: perché certe cose non le ascolti a casa tua? Antonio, proviamo a farti uscire e rientrare un attimo, va bene? Così magari recuperiamo il video, ok? Sì, va bene. Questo perché Frustration aveva proprio delle urla che si protraevano fino a fine pezzo, e quindi poco radiofonica da quel punto di vista, poco FM, però un grande pezzo naturalmente. Comunque nella raccoltona trovate tutto, certo. Comunque stavo guardando su Discogs, sapete che sono sempre sul pezzo, la cassetta qualcosa si trova, ma i prezzi non vengono incontro, diciamo che bisogna essere pronti a sborsare ben oltre 200 euro, e pensa che la devi trovare in buone condizioni. Io la pagai 3.000 lire, costava 3.000 lire all'epoca, quindi quelli erano i prezzi. Se no prendete fate così, prendete tutte e due e così. Sono molto utili quelle ristampe almeno... lì, perché sono molto qualitative, poi c'è la storia e tutto. Appunto, tra l'altro ci sono anche... Di CCM bisogna dire, lo dico io perché non ci sono gli amici di Area Pirata, nella versione CD... Ecco Antonio, ora ti vediamo bene. Nella versione CD c'è un po' più di materiale, ovviamente per motivi di capienza, no, del supporto, sì. Quindi è interessante, e basta, niente, quindi, ma comunque il rapporto tra noi è stato veramente magico, perché poi ci siamo visti, io ho scritto il libro sulla radio, sono andato a Pisa, avevo organizzato la prima presentazione io, e lì ci siamo incontrati per la prima volta, e allora gli ho portato la mia copia di Into the Void, che tra l'altro è promozionale, c'ha dentro il materiale della Belfagor per la stampa. Allora lui mi ha fatto questa dedica commovente, aspetta che sposto così. Ecco, qualcosa si vede. Qua. Sì, vabbè, me la devo leggere perché è la migliore, a Mox, la miglior voce on the air mai ascoltata. Cioè, ma guarda che è vero, guarda che è vero. Sì, è vero, vaglielo dire ai DJ americani. Ma io parlo per la mia esperienza, io lavoravo a Terricciola, a 50 km da Pisa, e quando tornavo, che avevo lavorato, ti ascoltavo sempre e la strada volava. Io grazie a te ho sentito, ho conosciuto delle band incredibili. Era la musica, dai, poi vabbè, la voce quella. No, vabbè. Sei modesto. Mi ha restituito tutto quello, perché poi appunto il disco Furious Party, cioè il gruppo Furious Party è nato proprio come tributo a quel disco lì, cioè l'apice. A parte che è simbolico, noi abbiamo preso un simbolo. Volevamo suonare come il miglior gruppo italiano di quella scena che abbiamo vissuto, io e il chitarrista che è del 67, il Gila, e poi era un nome veramente bello, cioè anche dal punto di vista fonetico meraviglioso, funziona. Una delle intuizioni geniali di Sid, perché per titoli e per i testi è incredibile.
Feel like killing some. Assolutamente, assolutamente. Io questa cosa l'ho detta esplicitamente nel libro. Sì. Lui aveva e ha, ora io non ci parlo più da anni, ma aveva una cultura veramente. E come sapeva, e come sapeva l'inglese bene, cioè assolutamente. Tu puoi dire dall'alto della tua cattedra, veramente spigliato. Spigliatissimo. E da come risulta sul libro, adesso con Sid vi eravate visti una sola volta, anche tu Dome, poi l'avete più, siete negli ultimi anni ritornati in contatto oppure è rimasta questa distanza una volta? No, io con Sid almeno una o due volte all'anno mi vedo. Ok. Perché a volte viene per lavoro a Firenze, è venuto anche a vedere qualche mio concerto con i Diggers e con gli SP. Ma Dome, è abitato a Milano? Abita ancora a Milano? No, per un periodo. No, sta dalle parti Val di Susa. Ah. A Val di Susa. Quella zona lì, non proprio Val di Susa, ma di vicino. Vabbè, in Piemonte comunque. Sì. Anche Zazzo so che è andato a abitare da quelle parti. Oggi è il compleanno di Zazzo, per lei. Sì, auguri. Oggi sì. Grazie. È del 65 se non sbaglio Zazzo, quindi mi fa 56 anni. Mi tra... ragazzino. Auguri, no, ma è un ragazzino. Uno sbarbato. L'ultima volta che ho suonato questo ragazzo col cappello aveva 4 anni. Non si può. Oggi parlavamo con Antonio per preparare la live e diceva guarda, poi adesso verrà fuori, è molto contento del fatto che ci sono tanti ragazzi giovani che si approcciano alla band e sono ancora interessati. E io ho detto guarda, io non mi ritengo giovanissimo, anche perché vedo i 40 proprio lì, cioè sì, so che sono un ragazzo, però ne ho macinato, ho cominciato col punk rock, avevo 13 anni, quindi se guardo dietro è tanto. Gli ho detto guarda, quando avete fatto l'ultimo concerto io avevo 4 anni quando eravate al Casalone, quindi mi posso considerare tra questi 4 anni e mezzo. Però se vedi Dome, insomma, dai, cioè capisci sì, sì. Che rock and roll significa sostanzialmente immortalità. O muori giovane oppure sei Mick Jagger per sempre, non so come dire. Ieri là, cioè, no, rock and roll, ora è finalmente tornato in auge grazie a questa vittoria europea. Abbiamo parlato dell'ultimo concerto, questa è la cassetta. Certo. Registrato da Stefano Ballini, che io ho conosciuto dopo. Lui anni dopo mi disse senti, io ho questa cassetta, pensi ti possa interessare? Io pensavo fosse uno scherzo, perché era proprio un tuffo nel passato, perché io ricordavo dell'esistenza di questo brano con la mia orecchio, però l'avevo completamente rimosso, non l'avevo in nessuna delle registrazioni che avevo, non era mai stata stampata. Mi mandò la cassetta e io ho preso veramente incredibile, amai immediatamente il brano per mille motivi. E era un brano tipo Frustration, per dire, un brano proprio altamente coinvolgente. Esatto. 16 minuti rotti di brano, esatto. C'era una parte improvvisativa dal vivo, immagino. Sì. Con Dome facevamo brani di un minuto e mezzo, due minuti, e poi invece questo qui, l'ultimo brano mai suonato, durava 16 minuti. E poi bellissimo perché finisce, c'è silenzio e la gente non dice nulla. Ma non perché non ha niente da dire. Sì. Comunque mi raccontava anche Marco Maniglia riguardo i Crash Box, quindi il punto di riferimento, cantante del gruppo che voi conoscete bene, nel quale ho avuto la fortuna di militare, mi diceva c'è stato un risveglio di interesse nei confronti anche nostri, quindi in generale, anche da parte di generazioni nuove. Cioè è bene che si sia storicizzata sta cosa, anche perché una volta ho avuto in trasmissione Marco Mathieu, andiamo indietro di 2003, e la valutazione che facemmo fu l'Italia forse solo un paio di volte ha esportato qualcosa che non fosse la musica leggera o il melodramma, nella quale eccelle. Ed è stato negli anni 70, la prima metà, con i gruppi progressive, la cui scena è stata seconda solo a quella inglese, quindi ottime band,
e poi l'hardcore italiano degli anni 80, quindi non una cosa mainstream ma una cosa di ultra nicchia con i dischi distribuiti a mano, però avevamo la credibilità della seconda scena al mondo dopo quella americana, cioè preferivano gli italiani agli altri gruppi europei. E proprio con uno stile tutto proprio, con uno stile proprio, cioè le band italiane ti riconoscono, a me mi dissero in Olanda, ma le band italiane ti riconoscono fra 100. Sì. C'era più fantasia, certo. Sì, dice, non c'è niente che suona come una band italiana, infatti ci adoravano, noi gruppi italiani, tutti i gruppi italiani erano adorati in Olanda, Belgio, in Inghilterra un po' meno. Se si guardano anche gli americani però. Se si guardano i commenti sotto Furious Party su YouTube, andate a vedere, e cioè i commenti sono quasi tutti in inglese, di americani, stranieri, che o chi vi ha visto durante i vari tour, perché cioè, è molto uscito dall'Italia, sono veramente più i commenti in inglese che quelli in italiano, questo certo. È molto indicativo. Raccontate un'esperienza, Antonio, un'esperienza con qualche band che poi è diventata strafamosa in America o che comunque... Con cui abbiamo suonato? Sì, e che eravate appunto a pari livello e poi... Ma pari livello è un parolone, perché suonate a Boston, hanno aperto per noi No Means No, e io già ero intimorito, perché insomma No Means No, già ero preoccupato. Poi abbiamo suonato a San Francisco, hanno aperto per noi, c'erano anche i BGK, olandesi, vabbè, li conoscevamo bene, ma prima... Aprirono i Victims Family, il chitarrista di Victims Family, adesso suona con Gello, ed è tipo un ex chitarrista classico di al conservatorio di chitarra classica, sì, suona la chitarra elettrica come un diavolo. Molto progressivi erano i Victims, certo punto assolutamente, e loro suonarono prima di noi, insomma, ero un po' preoccupato anche lì. E poi Dick Roizen, per esempio, Dick Roizen, però devo dire la verità, americano. Quando abbiamo suonato con i Dick Roizen non hanno fatto una gran figura, erano un po' snob. Il primo album è molto CCM, noi quando l'abbiamo sentito abbiamo detto ma che cazzo sono i CCM questi? infatti noi l'adoravamo, anche Domenica gli piacevano capire, l'adoravamo, però dal vivo furono molto scostanti. E niente, poi rispetto a Hero Power hanno suonato con gruppi più altisonanti di noi, perché erano in un altro giro, hanno suonato con i Motorhead. Sì. Metallica. Sì, noi eravamo un pochino più di profilo basso. Tra l'altro avete suonato, Antonio, con una band per me fondamentale e a te non ti è rimasta neanche impressa, i Rich Kids on LSD, gli RKL, e te proprio del libro avete suonato 2 o 3 volte e non ti ricordi neanche l'esibizione. Non mi ricordo assolutamente niente, mi dispiace. Mi dispiace, ma non mi ricordo più. Potrebbe essere un bene come un male. Forse ero occupato, oppure erano veramente pietosi. Li ho visti 2 volte dal vivo a Leoncavallo, ti garantisco che erano soprannaturali. Bravi. Lo credo. Però il gruppo più soprannaturale di tutti, io l'ho visto in Belgio. Quattro anni di Washington DC. Come quelli non ho mai visto niente. No, i Bad Brains. Ah, vabbè, ciao. Loro veramente un'altra dimensione. Sì, sì. Una dimensione. Volta, Antonio. Sì. Una volta si è fatto di spalla di OE a Leoncavallo. Quello concertone, quello lì. Anche lì per noi è stato importante perché sarà dei fan. Poi tu ultra fan, è vero. Assolutamente. Quello fu veramente un grande concerto. Io non escludo la foto che ha mostrato Mox. Proprio di quella sera lì, non so se quella sera lì o la sera che ci abbiamo suonato poi con la formazione con Sandro e Bassi e la chitarra. Allora, io mi ricordo che era una serata con i Raw Power a Leoncavallo, mi ricordo questo. Erano con i Cher e gli Bad Brains quando li avete visti? Certo. Comunque hai sempre nel libro, andando avanti, anche quando non c'era più Dome, se una band sarebbe piaciuta a Dome, l'hai sottolineato ampiamente nel libro, questi sarebbero piaciuti tantissimo a lui, quindi l'hai sempre portato dietro, immagino, molto nei tuoi ricordi, nei tuoi successivi. Dunque, allora, intanto dico una cosa a quel ragazzo che ha chiesto una cosa su HR. Lui sì, l'abbiamo visto con HR in Belgio, tra un brano e l'altro c'era un trampolino sul palco, tipo quello che c'era a Wembley, se ti ricordi, Domenico, quando vedevamo Nils Lofgren.
e Hitchcock, un brano e l'altro, faceva le capriole a mezz'aria. Cioè, finiva il brano, lui saltava sul trampolino, faceva la capriola, tornava in piedi e partivano per il brano successivo. Chiusa parentesi. Cioè, era il circo. Esatto. Alla velocità del fulmicotone, mettere un disco o vederli dal vivo perfettamente uguale, ma una sbavatura, ma un errore, ma una corda rotta. L'hanno inventata loro e poi arrivavano dal jazz. Alieni. No, niente, Domenico mi ha segnato tante cose a me musicalmente, ma tante. A partire dal fatto che appunto io lo dovevo rimpiazzare, dovevo in qualche modo cercare di fare almeno parte quello che lui aveva fatto. Quindi per forza me lo sono portato dietro. Poi, al contrario di Sid, che è sparito dalla mia vita, con lui bene o male abbiamo continuato a vederci. Ora per ultimamente ci abbiamo questo chitarristico in ballo, che coinvolge il mio figlio, è andato a buon fine. E ci siamo visti abbastanza regolarmente, quindi... Per me è rimasto un punto. La prima volta che ci ha portato lui. Quindi, insomma, dai. Poi ripeto, ho conosciuto Dome che lui aveva già digerito tutto un determinato tipo di musica che io cominciavo a conoscere, capito? Cioè, gli U te li ha fatti conoscere lui, gli U. No, non proprio, però l'abbiamo visto insieme. Cioè. Certo. Abbiamo visto il concerto a Wembley, veramente incredibile. Il primo concerto dopo la morte di Keith Moon. Momento incredibile, e si dice la stessa sera a proposito di gruppi. Ora io non vorrei essere vecchio e acido, però mi dite una band che io vado a vedere adesso da qualche parte del mondo e mi dà lo stesso flash degli ACDC, per esempio, che non conoscevamo, l'abbiamo visti quella sera lì. Io, se me lo trovate, io parto immediatamente. Purtroppo, che quella era lì, no? Dom, che dici? Dome c'è ancora dentro, c'è ultimi, ancora dentro. Gli ultimi che mi hanno dato delle scosse del genere dal vivo forse sono stati Master Magnet, che ci sono, che però sono vecchietti pure loro ormai, dai. Ma per, sì. un gruppo degli anni 90. Ma per me è Rage Against the Machine a Parma, per l'amor di Dio, tanta roba. Però dico, noi abbiamo visto in una sera abbiamo visto Nils Lofgren, che è un chitarrista country americano che levava di culo, scusate, bravissimo, mai visto prima, noi con la bocca aperta, sì, era fortissimo. Strangles, che noi adoravamo, e i CDC e Who alla fine, quello fu un concerto, botte da orbi, a 5 metri dal palco, dove? Eravamo sotto il palco, proprio a 5 metri dal palco. Insomma, io credo che questo tipo di musica sia abbastanza irripetibile, ma è giusto così. Ci vorranno altri 50 anni, forse, non lo so. Bene, vogliamo qualcosa da mostrare? Ecco qua. Ho provveduto per l'isola. Lui ha tutto, ragazzi, lui ha tutto. Sono andato a prenderlo. Ho tutto fino a un certo anno, però poi... Questo è un disco figo, importante. No, per dire, perché in Italia non è molto considerato, effettivamente, per cui... perché se ricordavi ACDC era facile. Certo. Sì, Springsteen, sì, assolutamente. Ma quello è un chitarrista, ragazzi, è Domenico, sapete suonare come suonava Lofgren? Ashley Dunbar alla batteria, quindi... Cioè, un a caso, via. Un a caso. Che assist avevi, Franz? Aspetta che avevo questo che aveva già... Io non ho la versione promo con dedica, però non è un bootleg. No, quello non è mai stato bootlegato. La versione promo contiene la segna stampa con Maximum Rock and Roll, le fotocopie della rassegna stampa fatte da Sandro, che era il titolare della Belfagor, dico bene, ragazzi? Sandro, sì. Favilli. E quindi ci sono un po' di cose, la discografia, sono dei fogli importanti che si trovano, bella cosa. Tra l'altro l'ho comprato in un negozio già così, quindi qualcuno si era venduto la promo. La versione promo, sì, qualche giornalista. Io. Quello è un altro gran bel disco, un altro gran bel disco, perché per me CCM ha due anime. L'anima con Domenico, io suonavo al basso, non è una figura di secondo piano, mi sono sempre sentito partecipa al 100%, al 25% eravamo 4, però in questo disco
suonando la chitarra, facendo le melodie, sono più partecipe, c'è poco da fare. Perché i riff, anche se erano decisi poi da tutti, poi li facevo io, quindi lo sento proprio mio in una maniera incredibile. I brani sono tutti intensi, mi piacciono tutti. Il passaggio a chitarrista, comunque, al di là della perdita dell'amicizia, cioè dell'amicizia, della perdita di Dome nell'organico, però ti ha dato più soddisfazione in termini come musicista, stai dicendo sì. Questo. Cioè sì, basso, sì, perché la chitarra è più possibilità, è più responsabilità, perché se guardate il live, io quando mi fermo perché mi si rompe una corda, lo spettacolo si ferma, capito? E quindi quando suoni la chitarra, se suoni scordato, la gente sta ammazza uguale sotto il palco, ma poi risenti la registrazione anni dopo e dici, ma che schifo. Invece se senti il concerto, se vedi il concerto del Parma San Francisco, io sono fin quando non mi si rompe la corda, io sono in una maniera incredibile. Visto ma che perché, siamo. Vai. No, dicevo che era l'età in cui tutto è possibile. Visto che tutto, siamo a San Francisco, ecco qua adesso Maximum Rock and Roll. E questa la prima. Questa maglia prende la primissima. Il primissimo numero. E voi siete stati anche in copertina. Un lungo rapporto con Maximum Rock and Roll. Vogliamo raccontarlo un po'? Assolutamente. Torniamo nel dicembre dell'83. Torniamo a Pisa, all'Aquest Christmas con Domenico alla chitarra. Io poi parto e vado negli Stati Uniti e mi porto dietro varie cassette nostre. Volevo appunto, il mio sogno che avevo sempre avuto era quello di organizzare un tour laggiù. E niente, quando vado, il contatto che ci aveva a San Francisco era quello di Tim Johannon, uno dei due redattori storici di Maximum Rock and Roll, peraltro morto giovane, una persona eccezionale, che mi ha accolto a casa sua, a me è un amico, e niente, imparammo a conoscerci, perché lui per due era un completo estraneo, e da quelle sono passati lì a casa loro, da varie discussioni, li piacemmo, e quando poi, anni dopo, poi giorni dopo, avrei incontrato Ken Lester, anche lui un mese fa, il manager di DOA, andai al concerto di DOA, con Obi Ken. E dicevo che anni dopo, quando Ken Lester ci organizzerà il tour negli Stati Uniti, Timmy O'Hannon, senza dirmi niente, ci dedicherà la copertina del numero di agosto, che è il mese in cui noi eravamo in tour negli Stati Uniti. Era il massimo dell'esposizione immaginabile. In quel momento, sì, assolutamente. Certo. Ciao Mirko. Bollettino mondiale del punk era Maximum. Sì, in quel momento sì, non solo, ma essere sulla copertina di Maximum Rock and Roll significava che per il loro punto di vista, loro erano molto europei nella loro concezione della musica e della politica, noi eravamo un gruppo da copertina, cioè non avrebbero mai messo gli Exploited di copertina. E qualsiasi libro leggi in ambito musicale dell'America di quegli anni sarà sì e no un dissing con Maximum Rock and Roll, perché erano molto stringenti i loro parametri, soprattutto morali. Assolutamente. Quindi, ma noi quindi eravamo così, ma noi non eravamo come la pletora di gruppi americani che suonava, hai citato Green Day, che faceva quella musica lì divertente. Noi eravamo inquadrati, cioè, o meglio, facevamo le cose in cui credevamo, però ad esempio non ci stava bene che se suonavamo come suonavamo a Portland, Oregon, se delle gente sotto il palco faceva romano, noi non suonavamo. Una cosa che per noi era l'ABC. Impensabile. Però molti gruppi americani invece avrebbero suonato uguale. Loro mi dissero, questi ragazzi, se del posto ci dice, ma questi qui lo fanno abitualmente e i gruppi continuano a suonare. Qui chiedono dalla chat domanda in ritardo, se possibile, certo. L'anno del tour, l'anno del tour, nell'86. L'86, ecco qua. 86. Benissimo. Se avete delle domande, gli ospiti sono a disposizione. E alla fine del tour, o all'inizio del tour, siete andati alla fine del tour. Alla fine del tour, dopo la fine dei soldi, che era iniziata un mese prima.
tornando da Vancouver, andando verso New York, problemi vari, come leggerete nel libro, riusciamo ad arrivare a Indianapolis, ci fermiamo e registriamo questo disco. Fenomenale, è fenomenale. Zero Boys. Zero a proposito, tra l'altro... Siccome nel promo che hai fatto, che hai messo stamani, ci hai messo una foto degli Zero Boys, allora... Vabbè, ci abbiamo tutto. Esatto. Guardiamo prima Antonio, adesso andiamo da Franz. Ecco qua. Questa però è la maglia proprio di Paul Mahan, cantante, quando l'abbiamo registrato da lui. E lui adesso, ragazzi, noi siamo indietro, lui adesso fa professore universitario e fa corsi su storia del rock. Ti rendi conto? Quelli sono professori, mica io. Io ho già raccontato, credo qui dal Cant, di una cena a Leoncavallo, quando il Crash Box, ebbi la fortuna di fare uno degli ultimi concerti con il Crash Box, con Zero Boys e Toxic Reasons, nei quali militava Fefo Forconi, vostro conterraneo, che arrivava dai Putrid Fever, e andò a suonare nei Toxic Reasons, quindi ci fu proprio un trasferimento americano per Fefo. E niente, poi rientrato e nei Malfunk con Cocci. Ecco. Ora sono negli Alma Negretta, no? Fefo? Wow. Sì. Non lo so. Sì. Toccato un fallo, non ci credo. Suona con gli Alma Negretta. No, ma perché allora io tutto ciò che è nuovo lo seguo poco, per cui fallibile. Per me devi andare sul passato, quindi. Lo so bene. Di nuovo seguo i news, ma giusto che esistono da 20 anni, però per il resto sono assolutamente... Già i Soundgarden sono una band nuova. No, per carità, sono usciti sulla SST, figurati. Guarda, per far condition vi faccio dire anche questa cosa qui. Perché un tempo le magliette ce le facevamo da noi. Aspetta, ecco qua. Ecco, test e ecco qui. Un tempo le magliette ce le facevamo da noi, non esistevano la stampa, non esistevano i badge, non esisteva niente. Domenico se lo ricorderà, che la prima volta che siamo andati a Londra si poteva addirittura, portando un'immagine, farsi fare il bottone con quello che volevamo. Se volete, guarda, ce l'ho qua, attenzione, un corso di scena. Ho fatto la prima volta che siamo andati a Londra. Wow, che bella! Numero zero questo autoprodotto, cioè, ti portavi dietro. Antonio, approfitto per chiedervi lumi sul logo dei CCM, perché io fammi vedere anche questa, che questa per domenico sarà fenomenale. Questo non se l'aspetta. Scusa, eccoci. Ah, vai, io ce l'ho rossa questa qui, però aspetta, le prime che si fecero erano molto più do it yourself, perché mi ricordo che le feci col seghetto del traforo, con base di legno, spilla incollata dietro col super attack e davanti con le scritte fatte coi trasferibili. Wow. Trasferibili. Ma vuoi spiegare cos'è Nomi? Te lo ricordi? Cos'è Nomi? Tecniche. Era un brano che facevamo, perché noi ci abbiamo una decina di brani con Vita la batteria che non sono mai usciti, nei primi tempi che suonavamo, che sono che banali, ti ricordi, no? Prima formazione. Sì. Dei tempi di Fonando. Ma hai registrati questi pezzi, ragazzi? Ho un nastro, si chiama Fast Food, ti ricordi dove? Ma quindi, scusa, al concerto di Ciao 2001 a Roma, il batterista fu Vipera, non certo. C'era Fantinato. No. Okay. Era giovanissimo, fantastico. Ma dicevi Max, allora il logo di io non ho tatuaggi, però se mai ne dovessi fare uno, vabbè, ormai sono fuori tempo. No, dai, il logo dei CCM erano tatuatissimi. Sono uno dei pochi punk o comunque rockers che nel mondo che non ha tatuaggi, però il logo dei CCM, così come Maniglia ha il logo di Germs e Black Flag tatuati, mi farei il logo dei CCM. Ma chi lo inventò proprio quella grafica lì semplicissima? Che peraltro chi l'ha inventato? Questo, esatto, questo qua. Ecco qua. E o Sid o te, non lo so. No, ha inventato Sid. Sid. Ha inventato Sid. Cioè, io ho questo ricordo che era la N di Nihilist, vero? Ruotata. Sì. Che poi diventa
simbolo dell'occupazione, il logo dell'occupazione. Sì, la N, è vero. La freccia. Sì, anche in Abbat, anche in Abbat usavano quella roba lì per la N iniziale, sì, del nome. Sì. Grande. Bello. Sì, che poi c'è anche un spinato, c'è anche una foto nel libro, d'Antonio, di un muro dove c'è il logo del CCM. CCM drogati a 100 metri da casa dei miei genitori, no? Tutto vero, sì. Vabbè, ma non sapevano che CCM era il tuo gruppo, dai, o sì? No, no, assolutamente lo sapevano, c'era qualcuno che ci odiava che non abbiamo mai saputo comunque chi era, che ci lasciò anche delle cose orribili, tipo delle specie di fatture davanti alla sala prove, eccola lì, eccola lì, dentro delle scatole da scarpe, non so se te lo ricordi, Antonio. Sì. Con dei santini dentro e dei pezzi di gatto smembrato dentro la scatola. Cioè il voodoo? Sì, per ben due volte davanti alla sala prove. Lì poi a un certo punto decidemmo che era ora di cambiare aria e si trovò un'altra sala prove in centro città. Wow. Detestati. Lì, ragazzi, c'è solo una soluzione: avete fatto incazzare una ragazza molto, perché un odio così può arrivare solo da lì. Fattura d'amore. Raccontate invece, allora, il pezzo 400 Fascist. Nasce da una marcia di 400 paracadutisti di Stanza a Pisa, che è un noto posto di paracadutisti, e che avvenne in che anno? Nell'80? Nell'81? Cioè l'avete fatto... Nell'80. E come andò quella cosa? Quella manifestazione? Foto del Dome, vai! Qui intanto c'è la foto di Dome coi baffi, che... Le versioni del perché è successa questa rissa fra alcuni paracadutisti... ed alcuni dei gruppi extraparlamentari, a Pisa c'era lotta continua, MLS, c'era tanti movimenti di estrema sinistra, no? come in tanti posti d'Italia, naturalmente. Sì, in quegli anni lì. Io ho questo ricordo che c'erano dei ragazzi che attacchinavano e questi la sera prima, col braccio teso, avevano cantato Faccetta Nera, insomma, provocandoli per scatenare la rissa. Poi praticamente questi paracadutisti le avevano prese ed erano rientrati in caserma dicendo che erano stati aggrediti da dei comunisti. Oh, il giorno dopo ci fu questa marcia guidata fra l'altro da dei graduati, con la celere nel mezzo, che fecero una marcia proprio verso Piazza Garibaldi per tutta la città, insomma aggredendo anche, no, persone tipo noi, che si vedeva bene dall'estetica, eravate diversi. Arrivarono in piazza, arrivarono nella piazza armati e ci fu un parapiglia con compagni e le compagne dell'epoca, e anche con bastoni, poi chiaramente la polizia caricò chiaramente dalla parte degli extraparlamentari, spararono, mi ricordo, anche dei lacrimogeni, altezza uomo, e anche che volava a raso terra lì sulla piazza. Così durante questi scontri, poi la cosa finì lì senza, cioè, grandi spargimenti di sangue, però, cioè, degli scontri ci furono. Ispirò la canzone. La cosa veramente bella è che di quel giorno lì rimangono due testimonianze, il nostro disco e poi io l'ho trovato in rete. Ci sono dei forum dove la gente che ha partecipato come paracadutisti ancora inneggia quella volta lì, che dice, perché questo colonnello, insomma, era famoso, sembra che li fece, poi dice: io non vi posso biasimare, però vi devo biasimare pubblicamente, però sappiate che per me siete degli eroi. Il succo è questo qui, questo forum io l'ho trovato
cioè loro ancora lo rivivono come un momento leggendario, ecco. Sì, erano tempi diversi, erano tempi diversi. No, a Pisa c'erano, sì, a Pisa lo sai, no, la convivenza fin dagli anni 70 no, non è mai stata. Erano quattro caserme enormi, ma Pisa è stata una città dove è nata la lotta continua, dove c'è stata potere operaio, insomma, città importante. Poi ci abbiamo a due passi anche Camp Derby, per cui insomma. E poi l'altro episodio biblico in cui spararono ad altezza uomo, qui non c'entrano più i paracadutisti, ma fu concerto in Liguria, vicino alla Spezia. Alla Spezia. E raccontate anche questo momento. Anche perché nel libro, che tra l'altro, per chi vedrà da YouTube, sarà qua il link in descrizione per comprare il libro. Ci sono tutti questi aneddoti scavati a fondo. E poi è diventato un po' un mito quella storia dello sparo verso di voi. Allora, era una leggenda. Io, comunque, Domenico, fai vedere anche il tuo di libri, perché. Magari sì. Qualcuno di questi ragazzi. Io più che altro te lo parlo dalla parte del torto, che non ho pensato a salvarmi la vita quando hanno cominciato a sparare sul parco, ma a salvare la Stratocaster. No, era la terza cambiale, dovevo pagare ancora un anno, per cui mentre sparavano per prima cosa ho messo la chitarra nella custodia. No, la scena era, invece che mettere la chitarra davanti per ripararti dal proiettile, ti sei messo tu davanti alla chitarra per ripararla dal proiettile. Allora, un attimo, che stanno chiedendo dei libri. Allora, per quel che riguarda il libro di Antonio, No More Pain, Area Pirata, eccolo qua. Capolavoro. Il libro di Dome, ce l'hai te, Franz? Dalla eccolo parte qua, del torto. Dalla parte del torto. Agenzia X, così adesso googolate, poi che da YouTube ci saranno i link in descrizione di tutti e due i libri. Peraltro quello di Dome è recente, vabbè, quello è costretto a sanguinare di filo. No, era giusto per far rivedere Sid. Quello di Dome è uscito da poco, nel 2020, sì, quindi... Sì. Comprate, gente, comprate. E niente, questa cosa di Lerici, voi non ci crederete, ma succedeva ad esempio che... In tour in America qualcuno ti diceva, ma è vero che mi hanno sparato addosso? Giuro, a volte c'è un tantam di notizie. Girato assolutamente. E niente, successe che suonavamo, la gente pogava e passarono dei vigili urbani, non avevano mai visto niente del genere. Entrarono nel cercarono di sedare, non ci fu vetti. Allora uno tirò fuori una pistola, il nostro cantante, fu la sua prima reazione. Sì, e Domenico avrebbe messo via la Stratocaster. Lui invece scese dal palco, prese lo sbirro per la mano, così tenendogli la pistola, fin quando visto lo sparò. Sì. No, e come racconto nel libro, sentire un colpo di pistola a 10 metri di distanza non è piacevole. No, non è piacevole. Hai scritto, non è come nei film western. No. Infatti ci fu un attimo di silenzio dopo. Sì, poi questi vigili vennero rincorsi anche dai turisti, perché avevano sparato, perché era in piena estate a Lerici, oltre a un paio di 100 punk c'erano anche... Le famiglie che camminavano con i bambini. I bagnanti! Cosiddetti curiosi, famiglie col passeggino con i bambini, e questi avevano sparato lì in mezzo, per cui li volevano linciare, e si chiusero con una chiusero la sala cinesca di un bar e si barricarono lì dentro. Poi arrivò la celere e con i furgoni aperti chiunque avesse un chiodo, borchie, capelli colorati, così veniva preso e caricato. Anche chi andò poi a chiedere informazioni, perché ci andarono la Betta e la Laura, andarono per chiedere informazioni dentro anche voi. Stati, sì, anche loro. Capisci Antonio, poi perché i due ragazzi dubbiosi se andare o non andare a vedere i CCM, perché casino c'era sempre. Sì. Io invece andai il giorno dopo per parlare con gli avvocati. Mi fermò la polizia e mi dettero il foglio di via. Galerici.
E per nome, Antonio, questa, riguardando quegli anni da un'altra angolazione, da oltre 30 anni, adesso, come vi rivalutate all'epoca? Cosa gli direste a voi del 1980 e qualcosa? Che concezione avete di quegli anni? Lui non ha mai detto, quindi lui... Lui è tutto uguale. Per lui, lui si è evoluto. Lui, a parte il Covid, vive della propria musica, suona un sacco di band. Io mi direi di aver fatto la cosa giusta, perché la cosa giusta che ho fatto è stata conoscere tutti i miei compagni con cui ho suonato, a cui sono grato in una maniera incredibile a ognuno di loro, anche quelli con cui ho discusso, ma non solo non rinnego niente. Io ho avuto la fortuna di incontrare le persone giuste nel momento giusto, nel luogo giusto. E ho avuto anche l'uscita di scena giusta per me. Ecco, era questo che poi volevo andare, e mi vedo che mi anticipi. Non hai nessun rimorso dell'uscita, anche perché no. Dopodiché la band non è più riuscita a rialzarsi. Ha suonato no. Dopo di te, oppure... No, non ho rimorsi, perché prima parlavo di karma. CCM, il karma di CCM si era esaurito. Quello che stava venendo fuori non era più quello, non c'era niente di quello, ma non che era iniziata, ma proprio era finita come persona, come entità era. E quindi così è entrata nella leggenda la cosa, secondo me, ha fatto bene, io sono d'accordo. E poi vedi, è tutto relativo, perché domenica ancora bisogno di suonare, anche perché lui aveva scelto un altro tipo di musica che gli dava più soddisfazione. Io ero anche a un bivio in cui la musica che adoravo mi metteva di fronte a persone a cui non importava niente la mia musica. La gente veniva a concerti o per provocare Sid o per ubriacarsi, per spaccare tutto. Noi arrivavamo in Germania, facevamo il soundcheck e la gente cominciava a pogare come se fosse il concerto. E noi dicevamo: guardate che soundcheck, non è più. Quindi stavamo diventando la macchietta di quello che eravamo, tutto quello contro cui eravamo stati contro. Lui continuava a suonare la sua musica che gli piaceva, che si evolveva, no? Io invece ero in questa scatola in cui non mi riconoscevo più. E quindi comunque la storia mi ha dato ragione, perché hanno provato un paio di volte con Domenico quando non c'ero io, ma poi la cosa, le tensioni che c'erano erano arrivate a un punto di non ritorno. Infatti, come dico nel libro, ci fu un botto la cui eco ancora va avanti. Cioè, alcune persone coinvolte non parlano più con alcune delle persone con cui hanno diviso tutto per anni. Quindi era il momento giusto. Le cose belle hanno tutte una fine, è inutile, no? O si evolvono verso qualcosa di diverso, ma nel nostro caso, vedi, Domenico è l'unico che ha continuato. Di tutti gli altri nessuno ha continuato a suonare, ci sarà un motivo. Non vorrei fare paragoni azzardati, ma i Beatles in 8 anni hanno fatto quello che dovevano fare e, insomma, sono i Beatles, voglio dire, non c'è bisogno. No, Antonio, hai qualcosa da aggiungere alla domanda che ho fatto? Proprio rispetto a quei primi anni, riguardando, e poi avendo pure continuato la carriera, però riguardando quegli anni precisi, qual è il ricordo, quello che ti rimane di più? Chiedi a me? No. Ad Ome. No, quello che mi rimane di più è, cioè, l'energia, la freschezza, la voglia di sperimentare, che quella non mi è mai passata. Cioè, il punk per me è stato un punto di partenza, nel senso, cioè, suonavo già prima, no, del rock anni 70, però, cioè, poi il punk mi ha dato una visione completamente diversa, sia della musica, di come sta sul palco, del rapporto anche con i fan della band, no, senza divismo, senza mania di protagonismo, cioè, per me, cioè, sta sul palco vuol dire condividere le emozioni, mandare dei messaggi, però è un'esperienza collettiva, cioè, non sono io che vengo sul palco, come succedeva appunto per le band degli anni 70, a farti vedere quanto sono bravo a suonare
il nostro rapporto è questo, te vieni ad ammirarmi e basta, non è che cioè, ci divertiamo insieme, hai capito? Come invece poi è stata la lezione del punk, no? Che ha anche avvicinato, diciamo, i fan a propri idoli, no? Antonio se lo ricorderà, noi ci si scriveva, che ne so, con Giallo Biafra ci si scambiava dischi ed era uno dei nostri idoli massimi in quel periodo, e però cioè, non è, se scrivevi a Robert Plant forse l'ufficio stampa non ti rispondeva. Ma infatti ha ragione Dom, è stata attraversata una linea del non ritorno, cioè adesso il rapporto con le persone che suonano è quello lì. Io ho visto Satriani, ho scritto la mano a Satriani, era un ragazzo come gli altri, ho conosciuto, se non me l'allontanavano perché doveva firmare qualcun altro, parlavamo ancora, capito? Il punk è stato dirompente in quel senso lì, che ha avvicinato gli idoli, li ha veramente fatto scendere dal palco. Il merito del punk è stata proprio l'abolizione delle barriere tra chi suona, bravo, e chi ascolta, e dei pedestalli. Bravo. C'è una domanda dalla chat per Antonio. Ti capita di suonare ancora per gli affari tuoi o non hai proprio più toccato la chitarra? No, non ho più, come dicevo all'inizio, ho suonato una volta in occasione dell'Astro e Christmas, abbiamo fatto due brani di CCM e senza voce, e due brani io alla chitarra e due brani a basso con la band. I Need a Crime, che è un manifesto della musica di CCM. Dobbiamo ringraziare quel signore lì con gli occhiali, per Need a Crime. L'arrangiamento è suo. Un tre quarti iniziale, esatto, che poi degenera in cieca violenza. Esatto. Scusate, saluto un attimo. Certo. Non ho più suonato anche perché io sono... No, sono ci così. Sono i miei amici, scusate. Io le cose le faccio, mi ci butto a pieno, e quella lì è una parte della mia vita terminata. Ma da quel 1987, nel libro si vede bene come vivessi intensamente la band, per quanto avevi capito che era giunta la fine di un ciclo del karma, però era la tua vita in pieno, nonostante i vari lavori, ti eri già laureato. Sì, era la mia vita, ma è presente quando ami una donna e poi qualcosa si rompe e non l'ama, lei non ama più te. È inutile, cioè, anni dopo ci ripeti e ripeti i momenti migliori e belli che hai vissuto con questa persona. Le hai dato tutto il tuo cuore, le hai dato tutto, è finita, poi è finita, a un certo punto finisce. Io per rispondere alla domanda di prima, sono sempre stato un tipo individualista, abbastanza chiuso, sono solitario sostanzialmente, anche adesso sono un ciclista, pedalo quasi esclusivamente da solo. Gli anni passati con Domenico, Bipera, Fidale, sono anni in cui io appartenevo a un gruppo, cioè eravamo veramente uniti, eravamo nelle nostre differenze, però quando montavamo sul palco eravamo una cosa sola, e questa cosa è stata così, da quando ho conosciuto Domenico, a quando Domenico ha smesso, è stata così da quando ho passato dalla chitarra a quando a Catalona ho detto io smetto. Non c'è mai stato un momento in cui mi sia sentito separato, però quando una cosa finisce bisogna avere il coraggio morale di finirla. E a livello personale quanto ti è mancato doverti staccare da quello che hai fatto così intensamente per Mi sono buttato con... Nel libro finisce? Sì, ecco. Mi sono buttato con pari intensità in un'altra delle mie grandi passioni, cioè l'arrampicata, la roccia, la vita all'aria aperta. Okay. Era un sogno che coltivavo da quando ero bambino, e quando a un nostro concerto c'era ancora Domenico ho conosciuto queste due persone meravigliose, uno dei quali è stato il mio testimone di nozze, probabilmente il mio amico che abbia mai avuto, anche lui a me scomparso. Quando ho conosciuto loro, la prima cosa che ho fatto quando sono tornato da Casalone, l'ho chiamato e l'ho detto: mi portate a scalare? E ho scalato ininterrottamente per 10 anni. Non andavo nemmeno più a vedere concerti. Tanti dei concerti che ci sono stati a Pisa, quando io avevo smesso, ho visto giusto Rollins, perché non potevo non vederlo, ho visto Sam, ho visto ma tantissimi concerti di quell'epoca lì io non ci andavo più. Tra l'altro Rollins mi ha abbastanza snobbato quando l'avete incrociato. No, non snobbato. Siamo noi che siamo stati... era il CCM. Lui passò e noi rimanemmo...
così, perché era veramente il carisma, non ci vai a parlare. Lui mi disse: no, ma se ci parla bisogna essere io e lui, che ci dobbiamo dire delle cose particolari. In realtà si stava cacciando soltanto anche lui. Perché passò con uno sguardo di quelli killer suoi, no? Sì. Gli sguardi killer di Rolling. Però è un giovialone alla fine. Anzi, assolutamente. Assolutamente. Si vocifera sia pure omosessuale, quindi è una, un po' una tendenza, come dire, un po' psicologica, quella di cercare di intimorire. In realtà lui è... Il suo carattere. Cioè, una cosa... Hai detto tu prima, sul palco siamo una cosa, cioè io stesso sul palco suono da animale, ma poi mi vedi e sono il... Certo. Il bravo allievo, non so come dire. Ma comunque per, nel mio caso la storia ha preso proprio la piega giusta per me, non avrei fatto niente di più, niente di meno. Non nego che una volta gli dice a Domenico, ma se si facesse, si suonasse ancora un po' insieme, lui mi disse no, ma è possibile, è vero, è possibile, perché le sensazioni di poter suonare, non ascoltare, suonare brani che sono ancora loro, sarebbe fortissima. Ma in che anni vi siete detti questo? Cioè 10 anni no, fa quando... o 25 anni fa? No, una decina di anni fa, quando c'era in ballo l'idea di ristampare tutto, capito? Ma non per fare, io glielo dissi, non per fare una reunion, per fare un tour, andare magari in Giappone dove mi dicono dei gruppi italiani, in Giappone fanno brani dei gruppi ancora italiani senza capire una parola di quello che dicono, non per quello. Sì, c'è proprio una scena di gruppi giapponesi che cantano in italiano. Esatto, a me piacerebbe salire su un palco, domenica attacca Need a Crime e c'è quella botta di adrenalina che ci avevamo quando suonavamo, capito? Quello mi piacerebbe, ma è... Senza... 40 years later. Esatto, impossibile, ma è giusto così, una visione abbastanza romantica della cosa. Sì. Dom, Antonio ha risposto per te, tu hai qualcosa da aggiungere perché l'hai stoppato subito alla sua richiesta? No, vabbè, io sono un chiacchierone. No, ma dimmi, non ho capito la domanda. Scusa. No, quando Antonio ti ha appunto detto di ricominciare a suonare insieme, tu lo stoppasti subito. No, ma perché c'è più, così per divertirsi si poteva anche fare una volta, però cioè, fa una vera e propria reunion, intanto è impossibile perché no, cioè, tutti gli altri elementi del CCM sarebbe impossibile rimettere insieme per vari motivi, no? Prima cosa. Seconda cosa... Cioè, non c'è più quel background, quella scena di quando noi abbiamo iniziato. Cioè, farla vedere così, come una storia del passato, per farla vedere alle nuove generazioni, cioè, mi sembrava una cosa... Dai, ma nel contrario... Cioè, abbastanza patetica, ma non mi fraintendete, per lo spirito che avevano sia l'Hardcore che il CCM, capito? Avremmo fatto il contrario di quello contro cui ci siamo sempre battuti. Siamo sempre detto. Sì. E poi come... Esatto, non avrebbe avuto nemmeno senso prendere un sostituto. Faccio un esempio. No. E poi ci sarebbe scritto una fiuccia sui giubbotti. Io ho visto i Germs con l'attore che faceva Darby Crash, per cui però formazione originale, però non c'era Darby Crash. Quindi, è un po' difficile. No, ma quella lì è un po' una tribute band. Come ha detto, io... sì, no, rischiavi appunto di sembrare la cover band di te stesso. Che poi è il motivo per cui ho smesso. Io devo dire che ho visto per esempio gli Indigesti con una formazione leggermente diversa da quella storica, erano eccezionali, devo dire la verità, erano eccezionali. Uh-huh. Quindi il bello della musica, io sono abbastanza settario, cioè ho chiaro cosa mi piace, cosa... però in realtà ognuno poi ascolta cosa gli pare e fa cosa gli pare. La cosa che certo è che noi... Antonio, la reunion con Rudy nel 2010-2011? Sì, con Enrico,
con Enrico alla chitarra, Massimino alla batteria. Il bassista era un altro, uno più giovane. Erano eccezionali, erano credibili. Rimasi, lo stesso non ho visto china perché suonavano alle 13, ma dalle 3 alle 10. Però mi hanno detto Riccardo Signorini, mi ha detto che sì, e Heinz mi ha detto che erano eccezionali. Io ci credo, ma la cosa bella della musica è questa: ognuno suona quello che gli pare, purché lo suoni con onestà e con credibilità. Noi quello che potevamo fare abbiamo fatto. Ripeto, montare su un palco. Domenico ci monta abitualmente una volta alla settimana. Io non ci sono più montato. Quel flash lì sarebbe bello, ma quello lì, ecco, no, niente di più di questo. No, per quanto riguarda CCM in particolare, secondo me era tipo... Cioè, ci sono delle band che le puoi cambiare gli elementi, capito? Però lì sostituire Sid, sì, che è tipo formula chimica, capito? Lavi un componente, cambia tutto. Ma tu prendere tanto così, eh? Qui poi... si ritorna all'inizio di Antonio, quando il mix di quelle personalità, quello dal quale siamo appunto partiti, quello è irripetibile forse. Già abbiamo passato un grosso test perdendo Domenico, mettendo all'interno un amico con cui abbiamo fatto le medie, che bene o male con cui condividevamo tanto Pavili, in quel momento lì era, se non uno della band, che noi vedevamo era un punto di riferimento. Già abbiamo superato quel posto lì, quello scoglio lì. Impensabile fare, però ripeto, ognuno faccia cosa gli pare. Io non critico né Rapower, che non hanno mai smesso con formazioni diverse, né critico gli indigesti, assolutamente, per me fanno bene, se si divertono, li piace, tanto soldi non ci si fanno, sono mai fatti, quindi no? E se anche ci guadagnano qualcosa prima di pareggiare quello che ci abbiamo, l'energia che abbiamo dato, no, va bene così. Non si può fare. Okay. Se tutti a credito col punk rock, ragazzi. Assolutamente. Se a credito. Assolutamente. Verissimo. Ottimo. Qualcuno ha qualcosa da aggiungere? È venuta una super trasmissione. Già, ragazzi. qui Fulvio dice che, tra l'altro, Fulvio, ci siamo visti 2 o 3 giorni fa al concerto dei Call the Cops. È stato bellissimo vederci, anche se la situazione fa dire che ancora i concerti è fatica riuscire a gestire in una determinata maniera. Se qualcuno ha qualcosa da aggiungere, se no ci avviamo verso il finale. Io vi dico il mio grazie, cioè grazie di esistere. Grazie. Veramente. E non è piacioneria, ma è veramente tutti voi, ma anche il Kant, cioè il Kant che ha imbastito questa cosa, grazie davvero. Ha ritirato in mezzo veramente cose che secondo me, grazie davvero, anche dal punto di vista emotivo vale la pena che vengano anche perché con Mox, con Domenico l'ho visto anche ieri l'altro, ma Mox ci sentiamo in chat, ma quant'è che non ci vediamo anche semplicemente mi vedi tu, hai visto il video di Rollins che ho fatto aspetto avidamente il tuo lato scuro. Esatto, i prossimi sono King Crimson e poi Area, sono due robe diverse. Urca. Sì. L'ho detto, è come camminare sulle uova lì, ragazzi. Vabbè, dai. Comunque, veramente, tante frasi, io vi ringrazio veramente perché mi avete fatto passare grazie 2 ore fenomenali. Anch'io, grazie, Andrea, grazie davvero. Andrea ti ha voluto fare anche la sorpresa, ci ha detto di non dire nulla. Infatti era quella. È stata una bellissima sorpresa. Non sapevi che c'eravamo io e Dome? No, assolutamente no. No, da bravo romagnolo, perché te lo sai, io Romagna la frequento tanto, so peggio di noi con gli scherzi. Proprio li pianificano con gli amici. Sono diabolici, Sono diabolici. Ottimo. Ragazzi, per quel che mi riguarda, io sarò online tra pochissimo, verso le 10, col punk rock raduno. Lì sarà in inglese la trasmissione. Ci sarà anche l'amico Paolo Proserpio, oltre a Franz Barcella. Quindi oggi mi rimpallo i due Franz. E ragazzi... E questa la vediamo domani sul tubo. La e questa sì, domani sul tubo ci saranno i link ai libri, ci sarà il link al lato scuro di Mox dove parla dei CCM.
insieme, in modo che così, oltre a questo video, avrete tutti i link per poter andare ad approfondire, anche perché questo è, diciamo, uno spot dove potete approfondire appunto quei libri di Antonio Dome nel video di Mox. Grazie Franz, grazie Dome, grazie Antonio, grazie Mox, è stato un piacere. Ciao, grazie a tutti. Un abbraccio. Voilà.